Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parleremo degli errori di pronuncia che spesso si commettono quando si canta in lingua inglese. E per aiutarci in questo, ovviamente, c'è qui un amico che è Isaia Giannetti di Fast English. Hello everybody. E quindi lui ci aiuterà a capire quali sono i più importanti errori che non si devono commettere quando si canta in inglese. Cantare in libertà. Il primo errore più comune è la H, che in inglese si aspira, ha, 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 come quando si pulisce gli occhiali, fai ha, ha, ha. Quindi, hello, Hi. how are you? Ha, Ha, ok. ha. Remember, usate sempre tanto collutorio. Quindi facciamo un esempio su una canzone. Abbiamo fatto un appunto, vediamo. La prima canzone è tipo My Motto. Quindi sarà I'm so tired of being here, surprised by all my childhood fears. And if you have to leave, and if you have to leave, come facciamo, giusto? Right, exactly. And if you have to leave. Ok, Ha, grazie. ha, ha. Remember, ha. Secondo punto è la ing, che si può pronunciare quando parli ing, però quando canti mai. E deve essere tipo darling e non darling. Ah, ok. Tipo, quale canzone? Singing in freedom, cantare in libertà. Right, I'm singing. Singing singing. in una canzone si direbbe singing in freedom. I'm singing in freedom. Ok, vediamo un esempio su una canzone. Right. Ed Sheeran. Ah, ok, perfect. Quindi, I found love for me, darling, just dive right in. No, darling. Darlin, se non è Ok. darling, darlin, Ah, ok. darlin. Well, I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. No waiting, waiting for me, Ah, ok, waiting waiting. for me. Quindi, no, waiting for me è bello. Perfect, Ok. exactly, waiting. Bene. So waiting e non waiting. Waiting. Right? Quando canti, niente ing. Right. Yeah. Un'altra cosa a cui dobbiamo stare attenti è quella R, che in italiano si Ah, tipo un motorino. motore. In English c'è più prodotto da dietro, Ah, R, più rare. R, really? Oh, really? Great. Great. All right. That's bravo. Grazie. Un Vediamo un esempio. esempio è tipo Adele che canta Someone Like You. Ci Dacci una mano, Mario. provo. Provaci con Quindi, Adele, non con me. So, proviamoci. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married Non now. girl. And not married E non now. married, sì. That your dreams came true. And no, dreams came true, True, giusto? right. Dream, quindi è molto rare, Sentite, rare, I heard, non I rare. heard, Ok. That's I perfect. heard. Oppure come proprio i British che lo annullano. I heard that you. Ah, ok, perfetto. Però non fare la rrr. Ok, here we go. Never. Never, never. Never. Oh yeah. Un altro problema meno evidente è la T. Che t. In inglese è quasi una TS quando specialmente quando si canta, che in italiano è molto pura. Ta 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 ta. Infatti, Time. time. Yeah, Oh, exactly. tell me. Tell me. Tell me the truth. Tell me the truth. Dimmi la verità, eh? It's time to Ok. go. Ciao, bye bye, it's time to go. Allora. No, no, come back, come back. So, tipo la Cyndi Lauper. Che diceva Esatto. time after time. Aiutaci, Mario. Okay, if you lost, you can look and you will find me. Time after time. Time after time, right? Okay, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time Time after time. after Good. time. Non Time. time, Come time. starmi? Time, Time. time, Tell time me. after time. Told you. I È told you. molto, molto marcata, Marcato. time, Bene, right? bene. Good. Punto numero 5. State molto attenti alle vocali, specialmente la I. Ho notato tante volte che gli italiani dicono i come se fosse in italiano, però in Proprio English this. this, this, This. è più dal petto, Ah, ok, is, this. i.
Right? Risk. Tipo, risk. The risk. Risk. Come Beyoncé in Halo. Okay? Mario, come fa la canzone? It's like I've been awakened. Have a rule, I have a break it. Non break it, break, break it. It's a risk that risk. I'm taking. Taken. And not taking. Right. Anche quando è nel ing, taking, no, okay. Taking. Right? So ricordate questo, niente i, quella i si pronuncia e, okay. Una botta nel petto. Ok, right? Okay. Un altro problema insidioso è quella doppia consonante, il doppio consonante che noi non lo pronunciamo. Tipo umbrella, voi dite ombrello, noi dite umbrella. Umbrella. Voi dite broccoli, noi diciamo broccoli. Bottiglia. Bottle. Bottle. I British dicono bottle, e noi diciamo bottle. Bottle. Però mai bottle. Oh, okay. Non c'è la doppia T, c'è solo uno. Okay. Tipo il... facciamo un esempio, Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, Thriller. Thriller, non Thriller. Cause this is Thriller right now. Thriller. And I'm gonna save you from the best about the strike. You know it's Thriller. Thriller. Thriller night. Così. Right, exactly. Ah, okay. Due L, ok? Cioè voi dite due L e noi facciamo una Thriller. Ok. Non è Thriller, è Thriller. Thriller. C'è un altro problema silenzioso che è la L. Non si pronuncia. Walking, talking, walking, talking, come dicono i British, però non si dice walking, talking, quindi non lo pronunciare. LK, quando sono vicine. That's right. Ah, ok. Walking, walking. Non si pronuncia, okay. tipo Bruno Mars. Come faceva quella canzone, okay. Mario? Fa il... Talking to the moon. Try to get to you. Non talking. Non dice talking, dice talking. In hopes you're on the other Anzi, side. Tagli. Talking to me too. And I'm talking to me too. Ok. Talking, talking, talking. Talking to the moon. Ah, talk. Okay. Non talk, talk. Talk. Talking. Alright? Ok. Niente L. Un altro problema è la ED al passato, che si mette il per dire il past simple. Cioè, quando si dice la extra sillaba, quando si pronuncia quella extra sillaba id e quando no. Tipo, yesterday ho guardato la TV, I watched TV, I watched. Non si dice watch id. La regola è molto semplice. Tu vedi sempre prima la ed, se vedi una T o una D, cioè Tommaso T o Davide D, tu pronunci la id, la extra sillaba. Ricordi? Ok. Ricordo, immagina due ragazzini, uno che si chiama Tommaso, l'altro che si chiama Davide. Sì, Tommaso. Id. E ogni volta che lo vedi tu dici id. Ah, okay. Fa un'extra sillaba, id. Quando lo vedi devi pronunciare id. Dici. So, decide diventa decided. Decided. Ah, okay. Accept, accettare, accept. Accepted. Ah, perché c'è la T. Wanted nel passato. Ah, okay. Need mi serve. Needed. Right? Tipo, mentre le altre sono tutti tipo used. Used to non ce l'ha. Used. Called, perché non si dice called? Perché non c'è Tommaso o Davide. Ok, perfetto. Right? Ti ricordi Whitney Houston, Greatest Love of All? Yeah. I decided long ago. Decided. Ok. Decided. Nel passato decided. Perché finisce col suono D, ok? Alright. Un altro problema mostruoso è quella gna 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 in italiano, che, gna. Che per noi americani è micidiale, gna. Noi lo pronunciamo gn, tipo ignore, ignoralo, ignore. Dignity, dignità, si dice dignity. Ignazio. Ignazio, Saint Ignatius. 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 Brutto, vero? Okay. Ti ricordi, è sempre Whitney Houston che gli dice... Ah, ok, vediamo. Oh, dove sta? Ah, ok. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Dignity, non dignità. Dignity. No, my dignity. Non ignorare la dignità.
Non ignorare la GN. Dignity, ignore. Ok? Oh, perfetto. Remember. La S. Sempre la devi allungare, tipo serpente, sweet. Come a sleep. Sleep, I right? Sempre da sleep. Non fate sleep. Sleep, non si slippa da noi. Noi sleep. No, sleep. Oppure okay. Sempre la oppure la neve è snow. No, non è snow, it's snow. Snow on the Sahara. Fate caso che dovete allungare un po' la S come Bruno Mars. And when you smile. Smile. The world stops and stares for a while. Smile, stop. E in ultimo, ma non per ultimo, la TH, che è un problema che fa inciampare tanti italiani. V, this o th. Ci sono tanti, in effetti ci sono tanti TH, però in effetti voi lo avete, solo forse non vi non ci avete mai fatto caso. È la S moscia. Ah, è la S moscia. V, tipo Giovanotti. Tipo Giovanotti, Nicky Vendola. Non sono superstizioso. Le tazze piene di sassi. Perfetto. E quindi this. Esatto, esatto. Esatto. This. Però poi quando c'è la vocale che subito inizia una parola per vocale, diventa the apple, the v, v. E che non è proprio, non ci passa l'aria sopra perché è quasi come una D, però sempre un po' fuori dei denti e ci passa l'aria sopra. V, V, V. So, ricordate, non è D o T, però V. E pensate a quella S moscia. V. Ok. F and V. Ok? Ok. Ovviamente a tutte queste regole ci sono delle eccezioni, perché dalla lingua inglese alla lingua americana qualcosa cambia e quindi gli interpreti pronunciano in modo diverso a volte quello che cantano. Io vi consiglio quindi di ascoltare il brano facendo silenzio in modo da capirne proprio ogni sfumatura della pronuncia esatta. Come faceva Jim Morrison? This is the end. And this is the end of the video. Yeah. Ci vediamo presto. Prestissimo. See you soon. Su questo canale Cantare Libertà. Grazie Isaia. My pleasure. Un piacere anche per me. Ciao a tutti. Bye bye. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.